Amici di Player Inside, siamo qua per Fallout 4 perché c'è un nuovo contenuto, un nuovo DLC extra e noi avendo il Season Pass. Abbiamo tutti i DLC, ma tu non hai annunciato la cosa più importante, che è cioè una nuova il ritorno puntata, di una nuova... Midna Arreda. Di Midna Arreda. No, no, non è Min, è Midna. Che stai dicendo? Punti di vista. Perché in questo nuovo DLC si può creare un vault. Beh, almeno io così so. Una vault o tante vault? Andiamo avanti perché poi detta da me, tipo che non conosco il gioco, è una cosa, una volta per tutte. Mitra, andiamo avanti. Ora farò tutte battute sul volto. No, un po' per volte, però basta ste battute, cioè, dobbiamo ascoltare la radio. Ok, una volta solo, però a quanti volte è questa radio? Dobbiamo andare al volto 88, che bene, è qua. Un nuovo volto, come abbiamo fatto l'altra volta, quindi anche stavolta Mitra arreda. Basta, corriamo subito verso il vault. Ok, ci siamo. Ah, è un covo di predoni. Ah, però la faccia. Ah, sembrava facile. Però allora, guarda, è un giacimento di amianto, cioè. Ma io ci sono stata ogni volta c'è l'amianto in questo gioco, non si può sì, fare. Questo gioco, perché tra l'altro è no, sono okay. Caduta bruttissima. Mi ero spaventata. Salve. Dove sono sti predoni maledetti? Questi pedoni che si mettono sempre in mezzo. Pure l'altro giorno ne ho uccisi 4. No, su GTA, non facciamo pensare male a... Ma non ci sono i predoni in GTA. I pedoni. Ah, i pedoni. Sì. Vabbè, sì, non facciamo loot qua, dobbiamo ammazzare. Il loot è la cosa più bella del mondo. Io andrei direttamente. Buttaci un po' di loot, attenzione. Ma sono ghoul questi. Spappe. Predone sopravvissuto. Sopravvissuto a che? Sopravvissuto a qualsiasi cosa. Cioè, su Fallout tu ti chiedi a che cosa sia sopravvissuto davvero? Hai del sangue che ti arriva. Ma non ti preoccupare, ma il mio amico McCready, dove è finito? Ecco là. Dai, non è morto, ma è possibile? L'hai preso peraltro al pene. Però guardate che sono bella. Sì. Nel frattempo il sangue che mi sbatte tutti i lati. Wow. È la donna. L'hai penato. Cioè l'hai preso proprio il pene. Volto. Sì, sì, perché hai preso, insomma. Attenzione, ok. Wow! Cosa ha fatto? Cioè si è suicidato, che cosa? Quanto è idiota, signori. Cos'è successo? Comunque col senno di poi lo possiamo dire che Fallout 4 Nel frattempo c'è quello accanto a te che man mano è migliorato, eh. Mamma mia, come si... Non nella fisica e nella logica, perché tu devi sparare alla gamma, non è che si deve sfracellare tutto, però è bello anche questo. Ok, immagino che debba scendere. Fammi capire, quindi dobbiamo presiedere questo volto, lo sì, dobbiamo conquistare. Dobbiamo liberare dai predoni. Ok, poveracci, loro erano per i fatti loro. Cioè, ma non è vero. Ma io sono dalla parte dei predoni. Wow, grande, il misterioso. Tra l'altro non so se avete visto il nostro video sugli easter egg sexy. C'è una parte però in Skyrim dove ci sono dei cacciatori, praticamente si prendono tranquillamente il sole, mezzi nudi, mezze nude sono. Non c'è una location simile qua in Fallout? No. Dove sono? Disgraziati? Maledetti? Se li chiami così vengono subito. Sì. Prego. Sì, figli di Indriok. No, non stavo dicendo. Si stava dicendo figli di Indrocchio, dai. Non stavo dicendo quello. Stavo dicendo figli di buona donna. No. Buona troiona, stavi dicendo. Brava. Questo un po' non lo vedo benissimo. Secondo me si sta prendendo il sole tranquillo, vedi? Vedi un buon metodo per prendertelo per forza il sole. Perché allora, hai preso... lì è l'ingresso. Come ci si arriva? Ah, di qua. Ah, però abbiamo combattuto inutilmente, eh? Potevamo anche... No, non lo so se mi inseguono. Ma è il volto 88 questo? È il volto 88. Attenzione. Mettetela subito. Le porte del Vault sono state progettate per resistere a un attacco nucleare. I vostri tentativi di irruzione sono inutili. E uno è andato. Sì, e l'altro però... Ti conviene lanciare delle granate, secondo me? Infatti, su quello che sto o facendo... O delle granite, che dirsi voglia, qui a Catania sarebbe molto apprezzata. Cos'è, l'ho buttata addosso a me? Sì. No. Quasi. Beh, però, no, invece hai fatto molto bene. Dai, ma non ho munizioni per niente. Posso dire una cosa? Ma il mio compagno, che cosa serve? Ok, scusa. Okay. Tu ti stai riferendo a me? Quindi stai dicendo a tutti che non serve a niente? Ok. Cose dei pazzi. Adesso possiamo attivare il... come si chiama? Il come si chiama? Allora ragazzi, i comandi della porta del Vault, praticamente qui ti hanno intimato di allontanarti perché non serve a niente, le porte del Vault sono protette anche da attacchi nucleari, intanto noi stiamo entrando tranquillamente. Eh sì, perché io ho il Pip-Boy. La Voltec chiama e noi rispondiamo energicamente e possiamo procedere nel nostro... attenzione, però non si è aperta. Attenzione. Sei qui per salvarmi. Ti prego. Sono intrappolata dietro una montagna di macerie.
E va bene, ti libero, aprimi. Devi riattivare l'officina. E va bene, la attivo. Per prima cosa, annulla il blocco di sicurezza e vai nella sala del reattore. Va bene. Aprite? A me non me ne... cioè, appena la vedo io la sparo. Sì, è tutta una scusa per fare midrare, a me che me ne frega di questa. Cioè, levati dal pene, no, attenzione, attenzione, ghoul. È un volto infestato dai ghoul. Però i ghoul sono una minaccia relativa, no? Che dici? Ok, wow. Spero di aver liberato un po' l'area. Secondo me ce n'è un altro, no? No, era l'ultimo. Tu c'hai il plasma, perché non prenderle? Quello aveva un pallone, perché non prenderlo? E effettivamente contiene cuoio, gomma, una cosa del genere. Amianto. Tutto contiene amianto e materiale radioattivo. Ok, devo andare al reattore che è Quani. Quindi prima dobbiamo fare la missione per liberare il volto prima di farmi Dranreda. Con quante B me lo stai dicendo? Liberare. Liberare con 8 B. Se no non... una cosa liberatoria, veramente. Attenzione, telefoniamo qualcuno? No. Allora, facciamo... No, cioè... no. Annulla il blocco di sicurezza. Molto bene, non è stato difficilissimo. Beh. Volta che hanno bisogno di una... mamma mia, ma credi, non mi fare saltare. Non mi fare saltare in aria. Viene riposta nella sala del reattore. Prova a cercarla lì. Ok. Attenzione. Wow. Capo della sicurezza. Che cosa? Wow. Aspetta, aspetta. Ma guarda il figlio di... ma quello perché? Ma perché McCready non ti aiuta bene? Che è un cretino. Per favore, McCready. Dai. Già che sta pistola fa schifo, sta fucile, perché ho finito tutte le munizioni. E poi McCready non era una marca di patatine? Non lo so. McCready potatoes. Ma forse... che cosa stai... no, potessi non fosse McCready. Ok. Scheda di controllo volta, prendi tutto, duellante, braccio destro, prendi tutto. No, no, no. Perché non prendi la tazza da caffè, così diciamo buongiornissimo in diretta? Lo so, però il problema sono... si vedeva che questo generale era un quarantenne, un cinquantenne. Ok, sì, anche perché ho preso qualche, ma pochissime, cioè veramente... gli spari, credi, per favore, non... sarebbe veramente di sparargli? Mm. Ok, ripara, dai una ripulita. Oh mio Dio! Attenzione! Oh mio Dio! Quindi posso... riciclare. Devo pulire, ma perché? Mi secca. Ah, quindi ti hanno contattato perché gli serviva una donna alle pulizie. Ah, signor, signor, c'è un uomo per lei. Cioè, fai tipo... vabbè, ma io direttamente costruisco. D'altro canto è Judy, quindi è il giorno delle pulizie. Questa è una citazione che... questo qua hanno aggiunto il volto. Perché io non sono purtroppo aggiornato su... vedi, queste cose. Case, sale grandi. È da troppo tempo che non gioco a Fallout. E come caspita si fa? Ma soprattutto devi vedere i morti qua, no? Vabbè, penso che si ripulisca. Vedi, posso creare tipo le stanze. Creagliela sulla faccia a me, credi, per favore. Beh, posso riciclare il tappetino? Ma perché il tappetino era buono? Il tappetino era buono. Era isolante. Hai ragione. Ma scusa, ma cosa fai? Allora senti, vediamo se c'è una zona più... ragazzi, io Midnarreda non ve la consiglierei per casa vostra. Ah, guarda, dovevo fare questo. Ah, quindi tutto il resto tu l'hai tolto, che non c'entrava niente. Esatto. Oh, a posto. Beh, quel cumulo, scusa. Dove te le stai mettendo queste ma cose? Ma non è importanza. Questo linoleum... no, ho tolto proprio il pavimento. Vabbè, ma toglilo, perché il linoleum in amianto? Levalo, fa schifo. Bravo. Scusi, quello... scusi, ora parlo con lei, però intanto devo pulire qua, va bene? Guarda quanto stai riciclando, che poi tra l'altro ma così... quello... no, no, quello penso che sia buono. È buono? Oppure è buono un cazzo. Non lo è. Non lo è. Ma che cosa di meglio? Julian. Julian. Ma Julian, ma che vuol dire che è cattivo? Cioè, ma che senso ha? Cioè, quella era tranquillamente qua. Scusami, sovrintendente di sta ceppa, ti ho dovuto ammazzare qua. Se era tuo figlio, non lo so, non so chi. Ne parliamo con la tizia. Comunque, bella donna. Una tuta per volte e un Pip-Boy. Però non sei della Voltec. Che ci fai qui? Perché mi hai aiutata? Ma veramente? Che devo fare Midnarreda? Scusa. Era la cosa giusta da fare per Midnarreda. Giusta da fare. Che splendido senso del dovere civico. No. Davvero lodevole. Mi chiamo... signora, lei non ha il naso. E sarei dovuta essere... signora, lei non ha le gambe. Anzi, sì, quella sì, ma non ha il naso. Signora, lei è un ghoul. Una proposta per te. Sono stati 200 lunghi anni. Ma se ti uccido mi prende il volto e la finiamo qua? Ha vissuto 200 anni lì, praticamente. Certo, perché lei sarà entrata prima della guerra. Ma guarda che c'è qua, puoi riciclare tutti quei... sì. Tutti mentre... quei detriti? 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 Mentre lei fa, io riciclo, no? Tipo il carrello elevato. E nascono ghoul così, cioè spuntano dal nulla. Dal nulla questi ghoul. Dal nulla. Le battute sul volto le hai finite, eh sì, mi sembra la volta di passare a battute sui ghoul. Tipo vaffanghoul.
Che ghoul che hai avuto ad ammazzare Basta. Questo? Perché non facevano niente a lei? Perché lei è un ghoul. Ho capito, però anche, voglio dire, e io siccome sono invece bellissima. Ho capito, però lei li potrebbe ammaestrare in qualche modo. No, se ne sta battendo. Guarda come se ne sta battendo la ciolla in una maniera clamorosa. Però, ci sta mettendo. Guarda, è rimasto senza braccia. Vabbè, tienilo così. Wow. Che poi sei ferale, che ci fai in giorni festivi? Mamma mia. Ragazzi, queste aggiungo... sono battute degne di As. Di Ascazzo, sì. Io aggiungo quel pizzico di minchiate che Mila, ci vogliono. C'erano troppe macerie e l'equipaggiamento non bastava. È stato il mio lavoro a tenermi in vita. A darmi cioè che lavoro? Ecco, queste carte contengono il lavoro di una vita. Io ho capito, ma il lavoro voglio in una, condividerlo il con te. In un volto il dottor di culo, Brown non è che sia mi aveva assegnato un incarico cioè, di primaria importanza. Una serie di prototipi ed esperimenti capaci di ridefinire la società. Ma come vedi, le cose non sono andate secondo i piani. Dici? No, secondo me è andato bene. Che esperimenti? Cosa sono questi esperimenti? Strumenti avanzati atti a migliorare l'efficienza e la salute della comunità. Sono dei prototipi e in quanto tali non privi di qualche difetto. Niente che non possa essere risolto con un po' di olio di gomito. Secondo me l'olio di gomito è un po' come l'olio di palma, poi si scopre che fa male. È vero, anche secondo me. Ho passato un periodo molto buio qui. Ero disperata. Ma il lavoro, per fortuna, mi ha dato la forza. Questo volta doveva essere spazioso, occupato da personale competente. Tanto si possono fare anche gli esperimenti sulle persone. Quindi ora noi faremo gli esperimenti sulle persone abitanti al Vault. Attenzione, perché Midna Red assume dei connotati inquietanti e a quanto mai manca. Aspetta, ma anche se vuole lavorare come partner. Chiedi soldi. Chiedo soldi? Chiedi. Se hai così tanto bisogno di me, immagino tu possa pagarmi. Mi serve un partner. Wow. A me credi è piaciuto. Tieni. Quanto ti dà? Pare fatto. Vabbè. Denaro prebellico. Ma giustamente questo non è uscito dal Vault. D'accordo, ma. Bene. Eccellente. Ti ha dato denaro prebellico. Non possiamo cominciare senza la scrivania del soprintendente. Devo fare la scrivania del soprintendente per svolgere gli esperimenti. Ogni volta che leggo soprintendente mi viene in mente Charles. Ti affido il futuro del nostro Vault. Il Vault 88. Che poi Vault 88 suona bene. Vault 88 non suona affatto bene. Allora, costruisci la scrivania del presidente. Allora, ragazzi, proprio di scrivania parliamo. Che ragazzi, sto impazzendo per trovare una scrivania io nella realtà. Me la costruisci piuttosto la mia, per favore. Ah, sì. Non con l'amianto, però. Fatta, e dove la faccio? Con i residui di linoleum amiantoso. La scrivania del presidente. Ma io direi di farla in mouse alle coglion. Le leviamo veramente perché fa schifo. Puoi riciclare veramente tutto. Sì, perché qua lo rifacciamo tutto, capito? Questa sembra una zona di merda. Caro Moiner, allora la scrivania dove la facciamo? Ci vuole una bella zona dove non ci siano troppi morti. Allora, potremmo fare un loft, uno space o un open space. Perché giustamente ormai si usa così. Sto togliendo i muri. Stai togliendo i muri. Allora, si usa così. Ma wow, posso togliere tutto? Devo fare il front wall. Ah, scusa. Allora, si deve fare così perché allora, tu mi stai rovinando lo spazio post-industriale perché deve essere una via di mezzo tra il post-industriale e porca puttana, no. abbiamo perso gli europei. Vabbè, questo era il francese. Ho tutto un treno, sbagliato. Vabbè, ma perché? Meglio. Scusami, in un ufficio un treno non è che ci stia proprio, Allora, lei vuole la scrivania del presidente. La scrivania proprio del Vault 88, che è questa. Esatto, quindi mettiamola qua, proprio bella al centro di bella, Vault. Malissimo. Che poi però io la sistemerò perché non mi piace messa qua. Bene, l'abbiamo fatta. Bene. Molto bene. Adesso torna la sovrintendente, sono qui. Ehi. Non ci credo. Ma io come l'ho fatta in 2 secondi sta cosa? L'hai fatta dall'officina. Cioè, come ho fatto 2 secondi? Vediamo pure il computer scritto. L'hai fabbricato col silicio, che fai? Io l'altra cosa c'è scritto. La sedia è messa al contrario, quindi non vorrei che... Ah, ok, bravo, siediti, gira. Ma è giusto perché gira. Giri. Wow. Bravi, a che punto siamo arrivati con i videogiochi? Pazzesco. Cosa c'è scritto? Parolacce... Allora, sta flemmando sotto i nostri video. Sta scrivendo allora Ridend, Roinden e Mins. Raioyendon e Milza. Siete due teste di calzo. E si sta collegando su Facebook dice tanto in una giornata. Che ho 99 più richieste. Ah, ok, dobbiamo condurre esperimenti sugli umani. Molto bene, mi piace sta cosa.
Molto bene, adesso comincerà ad arrivare la gente e possiamo fare esperimenti sulla gente. Devo dire la verità, no. Non ho capito perché dobbiamo fare questi esperimenti sulla gente. Perché io ho accettato di essere cattiva. Ok, questo ci sta, pure io, anche nella vita reale, li farei volentieri, ma... ma perché? Non ne capisco il senso finale. Una volta che avrò esplorato il Vault potremo fare gli esperimenti sulla gente sempre sociali. Su Player Inside 2, fateci sapere se volete un video dedicato agli esperimenti su nel Vault 88. Quindi... prank. E quindi ci vediamo alla prossima e vi salutiamo. Quindi fateci sapere se volete altri video dedicati al Vault 88 e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. Alla prossima, sempre questa cosa mi devi dire scemo alla fine, mi devi dire scemo. Ci vediamo la prossima volta. Io stavo già staccando la... cioè, adesso...